Bene, per rallentare un po' la tensione della gara, Belén Rodríguez ha preparato una sorpresa per noi, un caldo tango argentino. Belén con Michelangelo Zotto. Complimenti, complimenti anche a te Belén, ma soprattutto a Michelangelo Zotto. Tu non hai il microfono, buonasera maestro. È incantato. Ho il piacere di presentarvi a tutto il pubblico italiano e a te Gianni, una parte importantissima della mia terra, perché il tango ogni volta che lo sento veramente mi fa uscire il cuore dal petto. Quindi un applauso al più grande tanghero, Michelangelo Zotto. Io ci ho provato, ma è così difficile seguirlo. Ci avete emozionato. L'Italia e l'Argentina sono particolarmente unite. Molti italiani proprio da queste terre sono andati in Argentina, è vero? Come tutti i nostri bisnonni. Anche la mia famiglia, sì. Mai si avessero immaginato, dopo 100 anni, che io iba a ritornare in Italia, questo paese che amo tantissimo, e stare in Sanremo è lo più importante per un artista, no? Che accento ha? Ma che accento ha? A me succedeva questo, quando io sono arrivata in Italia e sentivo voi parlare in italiano, lasciatemelo dire, intanto allora era di un sexy. E spero che a voi vi succeda lo stesso quando noi parliamo in argentino, no? Bene, la comparsita è il tango più famoso, uno dei tanghi più famosi al mondo, ma so che Michelangelo Zotto ha preparato qualcosa anche per dopo, no? Quindi ci vediamo dopo. Dopo ci vediamo, vado a ballare con Diana Guspero, mio compagno. Sì,
Sì, ballerà con una ballerina seria questa volta. No, bravissima Nana. No, tu sei stata veramente brava. No, veramente. Come se ne cavata? Il lavoro che hanno fatto loro, questo bravissimo ballerino, il coreografo. Belene, come ha lavorato? Perché è difficile ballare il tango, non è facile. Però Belen ha lavorato con tanto impegno, con tanta umiltà. Quello mi ha colpito, perché veramente con tanta umiltà, lo ripetimo tra volte.